Diamo il benvenuto a Federico Pons, Country Head per l'Italia di Janus Henderson Investors, al quale vogliamo chiedere un primo bilancio di come è iniziato, che insomma siamo qualche mese avanti, questo 2019. Sì, c'è un bilancio assolutamente positivo per i primi tre mesi dell'anno. I mercati, soprattutto quello italiano in testa, sono andati bene, per cui i clienti sono abbastanza contenti, i promotori, i consulenti finanziari anche. Per quanto riguarda noi, continuiamo con quello che abbiamo cominciato nel 2018, cioè cercare di proporre delle soluzioni di investimento per diversificare il rischio. Per cui in questo momento stiamo facendo delle campagne forti sia su dei comparti bilanciati sempre ricordandoci della semplicità che vince, per cui un bilanciato equity, bond e liquidità, per cui che ricorda un po' i bilanciati anni 2000 su America, mentre poi una parte preponderante la dedichiamo ai settoriali, per cui i settoriali anticiclici, per cui che cercano di avere una difesa dalla volatilità dei mercati azionari, che sono i tipici healthcare, per cui i comparti salute, anche questo che ha la parte preponderante investita negli Stati Uniti.